tema della primavera si coniuga con il tema della giovinezza e quindi l'iniziativa di consegnare un alberello a ogni nuovo nato è un richiamo alla natura, alle radici e anche un qualcosa da curare, quindi anche un messaggio ambientale. Colonia, non solo città del mandorlato, ma anche città dei fiori, dei profumi, dei colori, e credo che oggi sia veramente una grande festa per tutto il territorio, non solo di Colonia Veneto, ma di tutto il territorio circostante. Beh, l'impegno della Confesercenti si è dimostrato anche a San Bonifacio è intervenire sul territorio, e non sul territorio città, ma il territorio della provincia, per accogliere soprattutto le idee e la potenzialità delle attività piccole, medio, grandi. E la Festa dei Fiori alla sua 32esima edizione dimostra che il territorio vive. Portiamo ora tutto l'est veronese, portiamo la nostra solidarietà a Colonia Veneta che fa delle feste sempre meravigliose. Ricordiamo che Colonia Veneta anche è una delle due proloco del veronese che hanno anche il marchio di sagra di qualità. Devo dire che qui la proloco di Colonia Veneta ha tre cose al suo attivo, nel senso c'è la passione della presidente, c'è la competenza e c'è l'esperienza. Parte di una federazione di danze storiche nazionali e quindi ci troviamo periodicamente tutte le settimane, ogni associazione ha diciamo un carnet da seguire durante le lezioni, infatti oggi qui ci sono dei danzatori della provincia di Modena, abbiamo dei danzatori di Lendinara. Però studiando tutto il stesso repertorio, diciamo, ci si mette d'accordo. Questa signora che cosa ha comprato? Sono Giarani, anti-zanzara. Perché ne ha bisogno, dice? Arriva l'estate, quindi... Quindi per l'estate ha detto... Una bella edizione questa della Festa dei Fiori. Sì, ma tempo era qualche anno che non si faceva così bella. Margherita, intanto ben trovata, che bello rivederti. Grazie altrettanto. Allora, piacere di rivedervi. Margherita ancora. Della pasticceria Bisogni, esatto. Ricordiamo che ha collaborato alla realizzazione di questo maxi fiore, sì, insieme alla Casa del Dolce. Esatto. Una torta a base di? Allora, questa è una base di pan di Spagna con chantilly e gocce di cioccolato. Mamma mia, dentro immagino cioccolato. All'interno, sì, esattamente. Quanto ci avete messo per realizzarla? È gigantesca. Oddio, adesso non ho guardato il tempo, però insomma un po'. Quanta c'è un po' di quante lavoro? Persone? Credo intorno ai 1.500 e anche qualcosa in più. Ecco. Dalla Festa del Mandorlato passiamo a questa Festa dei Fiori straordinaria, al caldo e con questo maxi fiore che avete realizzato. Sì, siamo felici di essere qua e anche visto l'affluenza delle persone e siamo pronti a tagliare questa torta che abbiamo fatto giusto stamattina. È un pan di Spagna farcito con crema chantilly. Proprio stamattina quanto ci avete messo? Abbiamo messo quelle 3 ore abbondanti. Dacci un po' di numeri sugli ingredienti, le quantità, no, senza risvelare i segreti naturalmente. No, insomma, c'è un bel po' di pan di Spagna e poi saranno sui 10 kg di crema chantilly più tutte le gocce di cioccolata. Loretta che realizza questi fiori in un materiale particolare che è gomma. Gomma Eva si chiama. Si può lavorare sia a freddo che a caldo, quindi dipende dal tipo di lavorazione. In questo caso è a freddo, scusami, a caldo, e sono delle lampade. Grandissima manualità, si parte da delle lastre?
Sì, fogli di misura 40x60, si ritagliano le dimensioni che servono, si scaldano, si modellano e poi si fa la forma che uno vuole. Giornata stupenda, sono contento per tutti, per gli espositori, per i colleghi, bellissimo, bellissima giornata. Il vostro è più un locale da happy hour, da seconda serata, sì, non fate adesso colazioni credo. Sì, facciamo anche, fate anche quello. Moderatamente rispetto ad altri colleghi. E questa sera abbiamo una festa e cominciamo adesso e vi aspettiamo. Flavio Pozzanna di Cologna Veneta, che è venuto a portare il suo miele. No. Allora, cosa è venuto a portare? Io faccio il ladro, non il miele. Ladro, giustamente. Non è suo miele. Vabbè, le sue api, su, no? Allora, le api producono il miele, io glielo rubo. Bello presentarsi così in TV, no? Infatti io non lo faccio il miele, lo fanno loro. Ci spiega come si fa a rubare il miele buono? Lasciandolo naturale come ne fanno le api. Aspettative più grandi di questa non si poteva avere. Abbiamo avuto il sole, tanti fiori, perché veramente quest'anno il corso è tutto fiorito, sembra un giardino. Ma a quest'ora vedete anche pochi fiori perché hanno venduto tantissimo questa mattina, ecco, però tanta soddisfazione, sì, molto. Ringrazio Ivana e tutto lo staff del Prologo di Bologna Veneta perché comunque sono bravissimi anche a organizzare questa bellissima giornata. Abbiamo accettato l'invito e siamo qua a proporre Monteforte, ovviamente, Monteforte lo proponiamo con il Barassanelon e il vino. Di Monteforte, cantina di Monteforte, abbiamo un durello, un vicino di durello e il ricciotto classico di Monteforte. Abbiamo portato le frasi con pensieri per la mamma, per i bambini, i nomi, dei block notes con post-it e delle statue di ceramica. Claudia, oggi cosa ha portato di bello? Un tema floreale, la mia bigiotteria fatta interamente a mano, il tema floreale. Con cosa lavora come materiali? Filo metallico, smalto e fissativo. Qual è il segreto di una Proloco così attiva? Allora, io credo che da parte loro ci sia innanzitutto l'amore per il paese, anche la passione che hanno di essere così propositivi per il territorio, per i cittadini colognesi stessi e dopo la soddisfazione anche personale, insomma, di riuscire a fare manifestazioni di questo tipo. Io credo che anche loro possano essere orgogliosi di se stessi, quindi una componente.